Ciao! I mondiali alle porte ormai sono archiviati, ma continuiamo a vedere le maglie delle squadre che vi hanno partecipato. Questa è la prima maglia del Ghana. Per la sua serie di maglie della Coppa del Mondo, Puma si ispira alle maglie classiche delle varie nazionali. La maglia home del Ghana 2022 continua a presentare la stella nera al centro, il simbolo iconico dei momenti importanti della storia del paese, in particolare la vittoria sull'Italia alle Olimpiadi del 1996. Sui polsini delle maniche sono presenti i colori della bandiera del Ghana. Stemma della federazione è presente sul petto e sulla parte posteriore della schiena in versione mini. La maglia è realizzata in 100% poliestere. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. A me piace! Questa maglia bianca con queste rifiniture nere, queste bordature tricolori, secondo me è molto bella. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Il costo, che vedete qui in alto, è veramente molto basso per una versione player fatta così bene con tutte le rifiniture e i numeri giusti. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito anche a vedere gli sconti che ci sono legati alle quantità. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.